Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Canale 81 Lazio. Cominciamo questa edizione con un sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza di Roma di ben 28 kg di cocaina. I fatti sono avvenuti al casello autostradale della 12 Roma Tarquinia. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante un servizio di controllo, hanno fermato un'autovettura con targa francese che procedeva a velocità sostenuta verso la capitale. Nel corso delle operazioni, i militari hanno individuato due doppi fondi nel veicolo ricavati nei longheroni destro e sinistro del telaio dell'automezzo e all'interno dei quali erano occultati ben 27 panetti contenenti i 28 kg di cocaina. Il conducente del mezzo, che era un uomo di nazionalità romena, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato associato presso il carcere di Regina Coeli. Sempre a Roma, nel carcere di Casal del Marmo, nel pomeriggio di ieri è scoppiata una protesta da parte di una decina di detenuti. Si tratta del carcere minorile, si sono chiusi in una stanza questi 10 detenuti, sul posto è intervenuta la polizia penitenziaria, oltre quella del luogo, i carabinieri e la polizia con il reparto mobile. I carabinieri hanno anche circondato l'istituto e una squadra del reparto mobile è entrata, sul posto il 118 e i vigili del fuoco, la protesta è poi rientrata nel tardo pomeriggio. Tre ladri sono stati arrestati dai carabinieri nelle notti tra sabato e domenica a Casal Bertone, quindi sempre nella capitale, perché avevano provato a tentare un colpo in un supermercato della zona. Sono stati chiamati i carabinieri dai vicini, che hanno sentito dei rumori sospetti sulla strada del quarto municipio di Burtino. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno notato una vetrata di accesso infranta da grosse pietre e sorpreso due uomini all'interno che stavano facendo razzia di prodotti e un terzo complice a bordo di un furgone parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale. Così i carabinieri hanno arrestato tutti e tre, si tratta di tre cittadini italiani e romani, e li hanno condotti in caserma e poi saranno stati arrestati e processati con il rito direttissimo. La legge per il centenario della città di Latina, che avverrà nel 2032, è stata ufficialmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e si propone di finanziare una serie di iniziative per diffondere la cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista. Istituire il Festival delle Città del Novecento al fine di promuovere anche incontri storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Sarà una legge, insomma, in ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni 30 del XX secolo, e per coordinare le iniziative sarà istituita la Fondazione Latina 2032, che è un ente del Ministero della Cultura. Chiudiamo col calcio, perché la Roma ieri ha pareggiato 1-1 in casa del Genoa nella quarta giornata di Serie A. I giallorossi sono andati in vantaggio nel finale del primo tempo con Dovbyk, si sono fatti raggiungere al 96esimo da De Winter, che ha pareggiato la partita con un colpo di testa all'ultima azione, mentre con questo risultato la formazione di De Rossi sale a 3 punti in classifica e resta a secco di vittorie. Stasera chiuderà il turno di Serie A la Lazio, che ospiterà il Verona alle 20.45 all'Olimpico. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi telegiornali di Canale 81 Lazio.